dobbiamo raccogliere le sfide che l'innovazione e la rivoluzione industriale sollecitano, così come le storiche opportunità per un nuovo rinascimento, a mio avviso, culturale, economico e quindi politico. Sta solo a noi decidere se paralizzarci nella paura o costruire con fiducia un futuro migliore grazie alle immense opportunità che ci sono offerte. E a questo punto è una domanda. E le organizzazioni politiche, fedele ai principi costituzionali italiani e non, fedele all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica, sono adeguate a raccogliere questa sfida, gli attuali? La mia risposta è no. La mia risposta è che urge concepire con grande coraggio nuove politiche, nuove classi dirigenti, nuove organizzazioni, per coinvolgere fasce più vaste della popolazione intorno a un progetto grande e appassionante di rinascimento del nostro Paese e di rilancio di un'Unione Europea finalmente capace di affrontare le sfide dei nostri tempi. Quello che noi dobbiamo fare è trasformare il rancore nella speranza di un futuro migliore, nella speranza di valorizzare la nostra comune patria europea, forte delle ricchezze e delle diversità culturali dei nostri rispettivi paesi.